Papa Francesco compie 82 anni e nella valanga di auguri che lo hanno sommerso un messaggio è giunto dalla CEI, in cui tutti i vescovi scrivono: con il suo magistero e la sua personalità lei ci interroga e provoca a essere una chiesa immersa nella storia, capace di non scandalizzarsi nelle contraddizioni e dei ritardi. Chiesa attenta a riconoscere i segni dello spirito ovunque si manifestino. Lei, santità, scrivono i vescovi, ci aiuta ad aprire sui poveri gli occhi e il cuore, spingendoci a farci il loro prossimo con la comprensione benevola e creativa della carità. Lavorare con i bambini non è facile, ma ci insegna tanto. A me insegna una cosa: che per capire la realtà della vita bisogna abbassarsi come ci abbassiamo per baciare un bambino. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo ieri in udienza in aula Paolo VI i bambini del dispensario pediatrico di Santa Marta in Vaticano, ai quali si è rivolto interamente a braccio prima di festeggiare il suo compleanno con una torta che i piccoli ospiti gli hanno regalato. Gli orgogliosi, i superbi non possono capire la vita perché non sono capaci di abbassarsi. E ascoltiamo le parole di Papa Francesco pronunciate ieri durante l'Angelus nella terza domenica di Avvento, definita la domenica della gioia, generata da un Dio che sempre perdona e riscatta chi lo ama, ha detto il Papa. Sentiamo. In questa terza domenica d'Avvento la liturgia ci invita alla gioia. Sentite bene, alla gioia. Il profeta Sofonia si rivolge con queste parole alla piccola porzione del popolo di Israele. Rallegrate, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Gridare di gioia, esultare, rallegrarsi, questo è l'invito di questa domenica. Gli abitanti della città santa sono chiamati a gioire perché il Signore ha revocato la sua condanna. Dio ha perdonato, non ha voluto punire. Di conseguenza, per il popolo non c'è più motivo di tristezza, non c'è più motivo di sconforto. Tutto porta a una gratitudine gioiosa verso Dio che vuole sempre riscattare e salvare coloro che ama. E l'amore del Signore per il suo popolo è incessante, paragonabile alla tenerezza del padre per i figli, dello sposo per la sposa, come dice ancora Sofonia. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Questo messaggio trova il suo pieno significato nel momento dell'Annunciazione a Maria, narrata dall'Evangelista Luca. Le parole rivolte dall'angelo Gabriele alla Vergine sono come un eco di quelle del profeta. Cosa dice l'arcangelo Gabriele? Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Cioè, rallegrati, dice alla Madonna, in un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa, chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventa carne, vita concreta. E dice alla Chiesa, a tutti noi: rallegrati, piccola comunità cristiana, povera e umile, ma bella ai miei occhi perché desideri ardentemente il mio regno. Hai fame di sete e di giustizia, tessi con pazienza trame di pace, non insegui i potenti di turno, ma rimani fedelmente accanto ai poveri. E così non hai paura di nulla, ma il tuo cuore è nella gioia.